Buongiorno a tutti ragazzi, Lorenzo Bentivoglio. Oggi non siamo alla Contea Mezzaluna, ma siamo come sempre, visto che è estate e visto che fa caldissimo, all'ora di pranzo, siamo nella mia casa urbana e come promesso, non vi ho fatto aspettare tanto ragazzi, andiamo a fare il sapone. Sigla. Bella raga, allora iniziamo col dire la strumentazione, tutto quello che ci occorre per fare il nostro sapone. Ovviamente non mi dilungherò su tutta la chimica e quello che c'è dietro perché già l'abbiamo trattato nel video teorico. Qua c'è il video. Ovviamente vedete prima quello, prima di iniziare a vedere questo e a fare il sapone, perché altrimenti vi mancano dei pezzi che non andrò a spiegare in questo video. Ovviamente questi video sono divulgativi, di informazione, ok? Non basatevi su questi video per iniziare a fare il sapone. Andate sempre a fare un corso specialistico con maestri, eccetera, eccetera, perché un conto è dal vivo, dove potete fare domande e essere più sicuri, un conto è basarvi solo su questi video. Però, come sempre, ragazzi, è un'ottima base dal quale partire per capire di cosa stiamo parlando, ok? Iniziamo. Allora, abbiamo bisogno, innanzitutto, di grembiule, dispositivi di protezione individuale, perché adoperiamo la soda caustica, essendo una base molto forte, se ci schizza da qualche parte, noi siamo grasso ragazzi, inizia a trasformarci, inizia a mangiare i nostri tessuti. Quindi grembiule, occhialini per gli schizzi negli occhi, mascherina che era sconosciuta fino a qualche anno fa ma che è entrata magicamente nel nostro mondo, termometro per controllare le temperature, ragazzi, questo l'ho preso all'IKEA, quindi è di facile reperibilità. Colino, ancora meglio una calza da donna se avete, dopo vi farò vedere a cosa ci serve. Vari contenitori per i vari elementi, mini beamer per iniziare a dare boom, la scintilla alla reazione, quindi iniziare a spaccare le molecole, iniziare ad agitarle. Bilancia. Più precisa è, meglio è, ovviamente fate un giusto compromesso di capacità di recipiente e precisione, perché altrimenti non ne veniamo fuori, anche perché parliamo sempre di chili di prodotto, visto che facciamo un unico processo per tutto l'anno, risparmiamo tempo, risparmiamo energie ragazzi, come sempre. Inoltre, cosa molto importante da sapere sulla soda caustica è che reagisce all'alluminio, quindi però preso per farvelo vedere, ogni qualvolta andate ad asciugare, questa è del sapone che ho fatto con del grasso di maiale recuperato da una macelleria di fiducia, per loro è un rifiuto speciale, per noi lo trasformiamo e lo rimettiamo nel sistema creando un sapone totalmente biodegradabile ed ecosostenibile. Si può anche mangiare ragazzi, non fa nulla. Ogni qualvolta andremo ad far asciugare le nostre saponette all'interno dei nostri vassoi, ebbene, se sono di alluminio come questo, ricoprirli con della plastica. Il nostro sapone non deve entrare a contatto con l'alluminio. Tutti gli altri materiali come il silicone, così come i guanti di protezione, ovviamente li metteremo, come il leccapentola per prendere tutto il prodotto che abbiamo preparato e non sprecarne neanche una goccia, un mestolo in acciaio inox e anche un paletta in, anche rotta, non succede niente, una paletta in legno, che sono tutti materiali ragazzi che non vanno a fare reazione con la soda caustica. Ovviamente tutte le pentole sono in acciaio inox, questo contenitore è in plastica, quindi noi siamo tranquilli. Altri strumenti da utilizzare ovviamente sono i nostri principi della reazione, e cioè il nostro grasso, il nostro olio, abbiamo recuperato da varie famiglie, da vari amici, olio d'oliva vecchio, così che in un unico procedimento facciamo tutto il lavoro, come già detto. Inoltre la nostra soda caustica, che come dicevo la potete trovare tranquillamente in una ferramenta, con 1000 grammi fate sapone per un anno e passa. Bella, iniziamo. Prima fase ragazzi, prendiamo la nostra bella pentola, ovviamente vi consiglio di utilizzare una pentola che userete solo per fare il sapone, per ovvi motivi, o tutti gli strumenti che adibite a questo processo, alla saponificazione, usateli solo per quello, ok? Noi abbiamo la nostra bella pentola,
anche una pentola vecchia va benissimo, ovviamente non di alluminio. Come prima fase andiamo a pulire il nostro olio. Se abbiamo dello strutto, quindi un grasso solido, maiale o di qualsiasi altro animale, qual è la procedura? Si taglia a pezzettini, ragazzi, si mette in pentola, si va a scaldare sul fuoco e si va a sciogliere. Ovviamente in alcune parti, alcuni pezzi di pelle che magari saranno attaccati inizieranno a friggere, ma poco male, serve per renderlo liquido e per far evaporare la maggior quantità di acqua possibile. Ok? Una volta terminato, si vanno a togliere tutte le impurità, magari aiutandovi con un colino, si va a travasare, magari da una calza di donna, come vi dicevo, da un collante, si va a travasare tutto lo strutto e quello si va a pesare. Quella è la nostra parte acida. Perché è la prima fase questa, ragazzi? Perché dalla quantità di grasso che abbiamo dobbiamo ricavare tutto il resto, e quindi la quantità di acqua che, come vi ricordo se avete visto il video teorico prima di questo, è un terzo della quantità di grasso, e la quantità della nostra soda caustica che, come ripeto, la potete trovare tranquillamente in qualsiasi tabella di coefficienti di saponificazione che trovate sul web, ok? Per vedere e per non sbagliare, ricordatevi sempre che andate a cercare nella tabella coefficiente di saponificazione dell'olio d'oliva, che è 0,134, tutti gli altri sono perfetti. Questo è il discorso per il grasso animale. Ovviamente noi abbiamo olio vegetale, che è stato usato per fritture, ma anche olio d'oliva vecchio, che oramai non è più utilizzabile per condire o per fare qualsiasi cosa, quindi ovviamente l'olio di frittura, anche se non è di semi ma olio d'oliva, andrà a essere filtrato con il nostro collando, il nostro colino. L'olio vecchio lo passeremo lo stesso, perché magari ci sarà il deposito che non va a aiutarci nella reazione. Visto che abbiamo questo, non abbiamo trovato collante da donna, visto che è estate, andiamo a quando si fa il sapone, ragazzi, non si corre. Piano piano, con calma. Ovviamente adesso non stiamo usando la soda caustica, quindi non abbiamo dispositivi di protezione, ma non ve li dimenticate. Bene, io continuerò a filtrare il nostro olio d'oliva da tutte le sue impurità, dopodiché andremo a pesare. A fra poco. Bella raga, abbiamo pesato il nostro olio e filtrato. Guardate quando è venuto fuori. E abbiamo visto, ragazzi, che abbiamo ottenuto 11,41 kg. Se vi ricordate, se avete visto il video sul teorico, sulla parte del corso dedicata alla teoria, per calcolare la quantità di acqua dobbiamo considerare un terzo del peso del nostro grasso, in questo caso olio d'oliva misto olio di semi. Quindi sono 3,8 kg. Quindi noi adesso andiamo a prendere l'acqua, la pesiamo e andiamo a ottenere il secondo elemento della nostra reazione. Bella raga, allora abbiamo preparato uno dei nostri 3 elementi, e cioè il grasso. Abbiamo pesato e preparato la nostra acqua, che può essere anche fredda, ragazzi, non appena metteremo la soda all'interno della nostra acqua arriverà a 90-100 gradi, quindi non ci occorre fare nulla, tutta più agevolarla un pochino con un cucchiaio di legno per mescolarla, ma finito lì. E quindi ora andiamo a pesare la soda caustica che ci occorre, che tramite il coefficiente di saponificazione abbiamo visto che è 1530 grammi, ma in primis andiamo a proteggerci. Grembiule, occhiali, mascherina e anche guanti. I guanti non li abbiamo, quello che vi ho fatto vedere era totalmente distrutto, ma è un po' che lo facciamo, stiamo attenti, ok? E non fate come fa Lorenzo, mettetevi guanti, qualsiasi tipo di guanto va bene, se non avete guanti in lattice usa e getta, usate quelli che potete usare per quando lavate i piatti, fate le pulizie per proteggere le mani, in silicone vanno benissimo. Bella raga, allora abbiamo messo il nostro olio a scaldare tramite il nostro fedele termometro da forno. Andiamo a vedere. Allora, l'olio adesso è esattamente a 32 gradi. Sappiamo che deve arrivare a 45,
è buona norma farlo riscaldare di più per eliminare l'acqua che magari potrebbe essere derivante da condensa all'interno dei contenitori, visto che raggruppiamo il nostro olio durante tutto l'anno. Va benissimo se avete abbastanza certezza della bontà del vostro olio, va benissimo fargli raggiungere i 50 gradi, giusto il tempo di far arrivare a temperatura la nostra soda causa. Abbiamo detto che per la nostra soda, ovviamente vi ripeto, mettetevi guardi ragazzi, io sto facendo una pazzia, ma per voi, ok? Perché quanti non ne ho? Spero che la mia attenzione riguardo questa cosa non mi giochi brutti scherzi. E ora ragazzi controlliamo il nostro olio. Siamo a più di 50 gradi, come sentite il nostro termometro ci ha avvertito, quindi spegniamo il nostro olio, andiamo a fare l'operazione più pericolosa di tutto il nostro processo. Altra piccola cosa prima che mi dimentichi ragazzi, eventualmente per qualsiasi motivo la soda nell'acqua dovesse schizzarvi sulla pelle o in qualsiasi parte del corpo, l'unica maniera per spegnerlo comunque e rallentare la sua azione è l'aceto. Non bagnatevi e non lavatevi con l'acqua perché non fate altro che accelerare la sua azione. Quindi sempre pronto, ok? Ehi raga, la nostra temperatura è arrivata bene o male a 45 gradi, ovviamente non vi dovete spaccare la testa perché i due liquidi si raffreddano a velocità diverse, quindi se uno è a 47 e uno a 45 va benissimo, ok? Poi si tratta solo di pratica durante l'esecuzione e di calcolare i tempi. Ora andiamo a mettere la nostra soda caustica e acqua dentro al nostro grasso e andiamo a agitare le molecole col nostro mini beamer. Piccola precisazione prima di fare questa cosa ragazzi: mi soda nell'acqua, mai il contrario, cioè acqua nella soda, perché una volta che vi arriva tutta quell'acqua nella soda potrebbe non solo schizzarvi ma fare una reazione veramente esplosiva e arrivarvi addosso, quindi mi raccomando sempre la soda nell'acqua. Detto questo andiamo. Ok, questo lo togliamo, prendiamo il nostro mini beamer e iniziamo a frullare. Come vedete già il colore sta cambiando alla velocità della luce ragazzi, già la densità. Continuerò a mescolare ragazzi fino a che non avremo raggiunto una consistenza che ci permetta di capire che siamo arrivati a una fase gel, ok? Quindi potremmo eventualmente inserire il terzo ingrediente come vi dicevo, oppure direttamente nelle nostre formine, ok? Come vedete ho tolto tutte le protezioni, ragazzi, non lo fate mai, ok? Ma era solo 2 secondi per farvi vedere che la reazione sta andando avanti. Come vedete, il nostro sapone fa un bellissimo odore di classico sapone all'olio d'oliva. Ha iniziato ad addensarsi pesantemente. Aspetteremo ancora un po' di tempo per vedere se va ancora in sospensione un po' di olio, ma se non lo farà ragazzi saremo pronti per travasarlo tutto. Allora siamo pronti, si sta addensando alla velocità della luce, non abbiamo più tempo, prenderemo il nostro mestolo e andremo a depositarlo ovviamente dentro le nostre formine. L'unica accortezza che mi sento di suggerirvi è lasciarlo nelle formine per
massimo 3 giorni, ok? Poi uscirlo, e magari se usate delle formine lunghe come queste per un sapone che usate magari per le superfici, quindi che non ha bisogno di una particolare estetica come magari una formina in silicone, si va a tagliare, ok? Superati i 3 giorni diventa troppo duro, quindi si potrebbero spezzare le nostre saponette. Perché si esce dalle formine? Perché poi va a maturare, continuerà la sua reazione molto lentamente e il nostro sapone sarà pronto dopo 1 mese e mezzo, ok? Bella ragazzi, Lorenzo Bendivoglio vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine del video. Spero che questo mini corso pratico barra teorico sul sapone vi sia stato d'aiuto. Vado a travasarlo, commentate per condividere le vostre esperienze e per farmi delle domande. Lorenzo Bendivoglio vi saluta e al prossimo video.